Pare che un enigma biblico, giganti alieni, ehi, amanti del mistero, oggi ci immergiamo in una domanda che ha incuriosito studiosi, teologi e teorici della cospirazione. La Bibbia parla di giganti alieni, sbrogliamo insieme questo enigma. Iniziamo dai Nephilim. Queste misteriose creature sono citate nel libro della Genesi, descritte come figli dei figli di Dio e delle figlie degli uomini. Alcuni credono che questi figli di Dio fossero angeli caduti e i loro figli. Esseri giganteschi e ultraterreni. Questi Nephilim potrebbero essere stati giganti alieni. Ora, alcuni scettici sostengono che il termine Nephilim si riferisca semplicemente a uomini di statura enorme, come Golia, sconfitto da Davide. Ma altri pensano che la storia vada oltre. I teorici degli antichi astronauti propongono che questi giganti fossero in realtà visitatori extraterrestri che hanno interagito con i primi esseri umani. Intrigante, vero? Scaviamo un po' più a fondo. Nel libro di Enoch, un testo apocrifo, i Nephilim ricevono una storia ancora più dettagliata. Descrive come abbiano portato all'umanità conoscenze proibite. Tecnologia avanzata, forse? Potrebbe essere questa la prova di un intervento alieno? Ora ci sono stati affascinanti ritrovamenti archeologici che alimentano questa ipotesi. Resti scheletrici giganti, scoperti in varie parti del mondo, hanno acceso i dibattiti. Sono questi i resti dei Nephilim o semplicemente antichi umani affetti da gigantismo? La questione è ancora aperta, ma non dimentichiamo che anche testi antichi di altre culture parlano di esseri giganti. I Sumeri avevano gli Anunnaki, i Norreni, i Jotun e la mitologia greca è piena di titani. Potrebbero queste storie indicare una verità comune? Allora, cosa ne pensate? I riferimenti biblici ai giganti sono solo miti o potrebbero essere la prova di antiche interazioni aliene? La verità potrebbe essere là fuori, in attesa di essere scoperta. E chissà, un giorno potremmo scoprire prove che ci faranno ripensare a tutto ciò che credevamo di sapere. Grazie per essere stati con me in questo misterioso viaggio. Se avete apprezzato questo video, non dimenticate di mettere un like, iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche. A presto, continuate a mettere tutto in discussione e a esplorare l'ignoto.